Salve Sandro, Capucci Domenico, gente. Capucci Walter, Conte Leopardo, D'Angelo Lenetto, Della Ciprede Pierpini, Di Crescenzo Antamello, Di Prinzio Donatello, Dietti Floriano, Mico Iera, Sciori Mauro. Simeone Domenico, Antonio Carla, Di Crescenzo Gianna, D'Alfonso Simone, Orlando Angelo, Primavera Gianluca. Sì. Con 15 consiglieri presenti, la seduta è valida e si apre alle ore 18:46. Allora, innanzitutto do comunicazione di una delibera che ci ha fatto pervenire la Corte dei Conti, sezione regionale di controllo, in merito alla numero 126 del 2011, inerente il bilancio consuntivo in esercizio 2011, che avete già in copia. Secondo punto, ratifica atto giunta municipale del 28 luglio 2011, numero 102, variazione al bilancio di previsione esercizio finanziario 2011. Prego, Assessore della Ciprede. Allora, grazie Presidente. Con questa variazione di bilancio adottata dalla Giunta in data 28 luglio con la delibera numero 102, questa variazione si è resa necessaria a seguito dell'emanazione del decreto legislativo 14 marzo 2011 numero 23 riguardante disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale. Successivamente, con un comunicato del 19 luglio 2011 pubblicato sul sito del Ministero dell'Interno, sono stati resi disponibili, sono stati comunicati i dati relativi alle assegnazioni finanziarie per l'anno 2011. Questa variazione innanzitutto si è resa necessaria perché alla luce della normativa appena citata è cambiata la disciplina in materia di codifica delle voci di bilancio. Infatti tale codifica è stata variata ed è stata adeguata alla nuova normativa nonché nomenclatura. Non a caso fuoriescono dal bilancio il fondo consolidato e il fondo perequativo e gli stanziamenti, diciamo i trasferimenti statali, trovano luogo, accoglimento, nelle poste relative al fondo di riequilibrio e di compartecipazione IVA, rispettivamente per un totale di circa 1.940.000 euro fondo sperimentale di riequilibrio e 480.000 euro la compartecipazione IVA. Per quanto riguarda le altre voci più significative di questa variazione, notiamo l'iscrizione tra le entrate di un credito IVA pari a 50.500 euro, mentre tra le uscite abbiamo maggiori uscite, quindi maggiori spese per circa 18.000 euro per incarichi legali, quindi professionali per liti, arbitraggi e controversie. Abbiamo previsto circa 2.500 euro per acquisti e prestazioni riguardanti il settore tecnico. Poi 6.500 euro per l'assunzione degli stagionali, vale a dire per gli agenti di polizia municipale che sono stati finanziati con i proventi derivanti dal codice della strada, così come era stato previsto nel bilancio di previsione e negli atti adesso allegati, diminuendo chiaramente le spese per contratti di leasing con i quali inizialmente si ipotizzava di far fronte sempre con i proventi del codice della strada. Abbiamo maggiori spese per l'energia elettrica nelle scuole medie statali. In questa delibera di giunta trova
Lazio, un contributo di circa 7.000 euro che è stato erogato per la ristrutturazione della chiesa di San Donato, 30.000 euro per le spese per le manifestazioni turistiche, 6.000 euro per quanto riguarda i contributi all'ente mostra dell'artigianato. E poi troviamo delle voci che riguardano i mutui relativi agli interessi alla quota capitale, che troveremo anche nelle successive variazioni. Si tratta di aggiornamenti che vengono comunicati dalla Cassa Depositi e Prestiti, che erano a conoscenza dell'ente ma che non erano riportati nel passaggio di esercizio. Grazie. Prego, chi chiede la parola? Consigliere di Crescenzo Gianni, prego. Grazie Presidente. Io veramente volevo chiedere qualche delucidazione, ma sempre per il ragazzo, perché mi giostro poco con i nomi, perché lei è saltato, ci ha comunicato questa deliberazione, il che però ho visto che c'è richiamare l'attenzione del Consiglio Comunale sui seguenti punti, e ce n'è un bel po', di cui qualcosa ho capito, qualcosa immagino, qualcosa no. Quindi, poi ho visto, sempre per ignoranza chiedo, che c'è un si parla di un peggioramento in conto capitale, mentre no, sì, su conto economico, cosa che significa, mentre ho visto che sì, su conto economico, mentre ho visto che invece c'era un miglioramento del 21 luglio 2010, insomma, visto che ci sono delle cose nuove rispetto ad altre volte, quindi se visto che insomma ci raccomanda parecchie cose, ci raccomanda. Allora, rispetto ai rilievi che pone la Corte dei Conti rispetto al questionario elaborato dal revisore, ci sono degli elementi in effetti nuovi rispetto alle altre volte. Il primo elemento riguarda la mancata approvazione entro i termini di legge previsti per l'approvazione del consultivo, però questo insomma è sostanzialmente legato alla consultazione elettorale che è avvenuta in quel periodo. L'elemento invece molto rilevante è il discorso che la Corte dei Conti fa rispetto al finanziamento delle spese in conto capitale, perché rileva una forte differenza tra le entrate del titolo 4 e del titolo 5 dell'entrata che va a finanziare il titolo 2 della spesa, e ci dice sostanzialmente che dal calcolo che loro fanno rispetto ai residui portati risulta che c'è una differenza di 2 milioni di euro sostanzialmente, che però non trova altrettanta corrispondenza nel fondo di cassa, che invece è di 2 milioni di euro. Ora, rispetto a questa deduzione che la Corte dei Conti fa a livello aggregato, diverse sono le considerazioni da fare. In primo luogo, perché questo è un dato sostanzialmente storico, in quanto noi ci siamo sempre trovati di fronte a questo tipo di problema non avendo una contabilità di cassa, e per poter effettivamente andare a determinare qual è l'importo della spesa finanziato con le entrate, dobbiamo non soltanto tenere conto di quei titoli delle entrate in conto capitale che finanziano la spesa, ma anche delle altre somme che eventualmente vengono utilizzate, in primo luogo avanzi di amministrazione. Quindi occorrerebbe fare un'analisi storica per andare a verificare come si è determinata questa differenza nel tempo. Però da qui andare a dire che effettivamente noi abbiamo poi una differenza di cassa che ci comporta che noi abbiamo effettivamente utilizzato quelle somme per pagare le spese correnti, questa è un'induzione che io ritengo di non condividere, anche perché sulla base proprio di una verifica di tipo immediato rispetto ai pagamenti delle entrate correnti, delle spese correnti con le entrate correnti, siamo sostanzialmente in una situazione di equilibrio. Quindi questa è una considerazione che noi dell'ufficio ci impegniamo poi a analizzare il tipo come la Corte dei Conti è arrivata a questa conclusione, che noi sicuramente andiamo a confutare. Per quanto riguarda invece la composizione della cassa, questo è un problema effettivamente che c'è,
in considerazione al fatto che non esiste una quota di cassa vincolata per le spese in conto capitale. Lo possiamo andare a fare, è un lavoro che ci impegneremo a fare, anche se obiettivamente, tenuto conto dei limiti anche del fondo di cassa che abbiamo a disposizione, ciò potrebbe comportare ulteriori problemi per la spesa corrente. Quindi, insomma, io ritengo che rispetto a questo punto non ci siano sostanzialmente delle misure da adottare, anche perché questo è un rendiconto chiuso al 2009 e aspettiamo quelli che sono i dati invece rispetto al 2010, possiamo impegnare per il futuro e non sicuramente per il passato. Prego il consigliere D'Alfonso. Volevo anticipare una domanda che magari potrà trovare una risposta più circostanziata quando esamineremo la delibera sull'equilibrio di bilancio, che insomma trova in premessa una sorta di messa da requiem per il bilancio comunale. Io volevo solo chiedere magari se si può anticipare la vice sindaco adesso oppure la rimanda successivamente. Quando si dice fondo sperimentale di riequilibrio, per definizione una cosa sperimentale vuol dire che non è destinata a durare nel tempo. Quindi volevo chiedere la prospettiva di questo fondo sperimentale, quale considerando che diciamo, insieme alla compartecipazione di IVA sostanzialmente si tratta di due capitoli che in qualche modo riassorbono i tre successivi che sono portati a zero. Poi volevo chiedere all'assessore Iesi, con riguardo ai 30.000 euro che sono stati aggiunti sul capitolo relativo alle spese di gestione diretta delle manifestazioni, quali sono le manifestazioni a gestione diretta che sono state diciamo così, finanziate con questa somma che è stata aggiunta. E con una preghiera, tra parentesi, a lui e al signor sindaco di abbandonare la visione messianica del vostro mandato amministrativo, perché leggendo i saluti sul libretto che è circolato quest'estate, come l'anno scorso, come se prima dell'anno scorso ci fosse è stato il deserto, siccome insomma, magari non si sarà fatto il meglio che si potesse, però qualcosa evitiamo queste formule che magari anche in chi legge il libretto dice, ma l'anno prima che ci stava, non c'era niente, quindi siccome fortunatamente siamo nell'anno del Signore 2011, quindi insomma, grazie. Beh sì, uno che dice l'anno scorso vuol dire che tutto è iniziato nell'anno 2010, quindi prima di saldi zero, dopo quindi siamo nell'anno 1, parte lo scherzo, insomma. Sì. Prego. Prego, no, questo va bene, consigliere Gianna Di Crescenzo. Grazie, solo curiosità. Uno, alla fine vorrei sapere a quanto è ammontata la spesa per l'estate 2011, manifestazione a carattere sculturale, il totale quanto questa amministrazione ha speso per l'estate 2011. Vorrei sapere anche perché ci sto avendo energetica nelle scuole, se è stato qualcosa, ha cambiato qualcosa. Vedete, dopo 6.000 euro per la mostra dell'artigianato, volevo sapere anche qui quanto è stato poi il contributo totale per la mostra dell'artigianato. Grazie.